Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Fiamma Gang volume 3, Demoni, Gangster e Serpenti. Chi è iscritto al canale già da un po' sicuramente li conosce perché li ho portati in diverse occasioni. È un collettivo emergente calabrese e secondo me meritano molto, motivo per il quale se non li conoscete non skippate questa reaction perché potreste trovare qualcuno che vi piace. Partirei subito dalla prima traccia che è AMG, ma prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste e lasciare un mi piace. Ok. Mamma mia, Tony. Ecco Cabelera. Bella bella, come intro ci posso assolutamente stare. Un bel bangerino. Se dovessi dire il mio MVP è stato Tony 2000, perché secondo me è stato troppo devastante nella sua strofa. Per il resto però anche Amo fa un bel ritornello, Cabellera una bella strofa, quindi nulla da dire. Passerei direttamente a Dennis Rodman, dove c'è Glason e DNK The Got. Sto schiacciando come Dennis Rodman. Ok. Blandoro, non fumo quelle robe. Non c'è giustizia, no, non c'è difesa. È la mia tempesta, può cadere di sorpresa. 3-2 la mia pistola d'epoca. Non ho sogni perché ho già un'auto d'epoca. Yeah, sto facendo la scia, la tua fetta è più piccola. Ok. Non si chieda, non chiedermi dove sta. Non porta il tuo sacco, un disperato non si chiede. Quello che mi è appena detto. Ok. Andrei by da un Mercedes. Buona big glass, chiamo un nigga. Siamo we are black. Ok. Ho fumato un goofy, fatto la tua biff online. Cocaina bianca sta venendo importata. Carina, ci sta, non mi è dispiaciuta. Riprende un po' quelle sonorità di Chicago, magari drill, perché la produzione di Kid Sub mi ha ricordato molto quel tipo di sound lì. Non ho nulla da dire, andrei avanti con Drill Spot Calabria 2, dove c'è Astro Centauri. Ma fei, carino, carino DNK. Bella, bella, bella. Penso che siamo di fronte, cioè almeno per quanto riguarda i miei gusti, alla prima vera hit di questo album. Perché, vabbè, tralasciando che il pezzo era già uscito come singolo pre-album con tanto di video, questa rispetto agli altri due c'ha proprio più quell'impronta da banger, secondo me. Devo dire che tra i membri di Fiamma, quello che mi è piaciuto di più è stato DNK, che secondo me ha fatto uno strofone. E poi, diciamo, al secondo posto metterei anche Astro, ma più che altro perché la sua parte, secondo me, è molto valorizzata dallo switch del beat. Poi lui con la voce ci sta molto bene. Andiamo avanti con Luna Rossa, dove ci sono Death Boy M e Cam Kagoon. Spero si pronunci così. Arriva la luna rossa, non ci posso fare niente. Ok. Continua a chiamare. I miei negri pensano a fare, ci vuoi non cantare. Ok. Ma sto andando sto toccando le stai. Oh, bello. Bella hit, bel bangerino. E ritornello all'inizio per via della voce mi ha lasciato un po' perplesso perché non lo conoscevo questo Cam Kagoon. Però mi è piaciuto molto Death Boy M qui, che secondo me ha fatto veramente un bello strofone. Però in generale alla fine anche il ritornello sono riuscito ad apprezzarlo la seconda volta che l'ho sentito. Quindi in generale questa canzone mi è piaciuta. Andiamo avanti con Il Piano di Tony, dove troviamo solo Tony 2000. Yeah, sono alterato in testa un piano. Sembra un po' il beat di beatbox. Come al solito abbiamo ribaltato il posto, sceso il direttore, hanno chiamato la polizia per
qualche terrone. Alla fine usciamo dal 21 di ingresso. Passano tre volanti e non ci ferma. Dobbiamo ubriacarci. Siamo in metropolitana anche coi soldi grandi. Porca troia, mi è caduto il whisky. Verso due lacrime per quel whisky. Sono le tre d'altronde. Vanno a ruba quelle troie. Lei la prende bacche che incontri. Ne chiama di nuovo i topi, i tossici. Adesso basta, mi sono rotto i coglioni. È questa la vera hit dell'album invece, perché vabbè, io lo sapete, cioè per Tony 2000 impazzisco, perché allora questo modo di scrivere che sembra tutto uno storytelling, perché essenzialmente è tutto improvvisato e me l'ha confermato anche lui, nel senso che comunque inizia a rappare e poi barra dopo barra gli viene la prossima, infatti si sente tantissimo secondo me nella sua scrittura. E poi a questo giro la produzione mi è piaciuta particolarmente perché mi ha ricordato un po' magari il beat di Beatbox di Spodem Gadem, ma anche una canzone in stile Youngboy Never Broke Again o Freddo Bang, insomma la wave era quella e secondo me ci ha rappato veramente troppo bene, quindi mi è piaciuto un casino. Poi mi fa troppo spaccare per alcune barre che dice. Andiamo avanti con Tutto il mio love, dove c'è That Boy Am e Italo Svelto. Ok. Ok. Che faremo soldi come giusto. Anche quando stavo down, sei rimasta sempre accanto a me. Lei è triste perché c'è già troppo stato male. Troppe volte mi faresti a pezzi. Tra uno sguardo di troppo, i messaggi non letti. C'è un qualcosa nella produzione che mi ricorda un sacco Sold Out Days, anche se poi in realtà la canzone, cioè questa, è parecchio diversa perché è più che altro una love song e non un banger. Secondo me come coppia That Boy M e Italo Svelto hanno funzionato bene, perché That Boy M ha creato tutta una parte molto musicale che suona proprio bene, come anche il ritornello ma anche le strofe, in cui si alterna proprio con Italo, che invece penso il suo punto di forza sia proprio il modo in cui scrive, perché è davvero bravo e infatti secondo me ha spaccato in tutte le sue parti. Questo modo di lavorare in un certo senso secondo me ha ripagato, perché poi la canzone è molto orecchiabile. Andrei avanti con La Face. Non ho mai chiamato mio papà per problemi street. Io si sbatte il cazzo sopra la face. Chioda. Ehi. Ehi. Puoi chiamarmi Big Vescovo Sex. Pure oggi che schmani di si cazzo. Succhiando con molta saliva. Ogni mio rettile senza pietà. Sarà fatto sporco come paga. Bel bangerino anche questo. Per niente male. La parte che mi è piaciuta di più in questo caso è stato il ritornello, ma soprattutto la seconda parte del ritornello fatta da Chioda, perché secondo me è stato usato in questa canzone proprio nella maniera perfetta, perché secondo me a livello di sound ricorda un po' le robe degli Outkast ai tempi. Chiaramente, cioè, tutto è relativo, però a livello proprio di come suona la sua parte mi ha ricordato un sacco quello e mi ha fatto vibare tanto per quello. Poi comunque ci sono belle strofe incazzate di Grason, Tiger Plug, che da quello che ho capito è comunque un affiliato di Fiamma. Poi vabbè, c'è sempre Tony che, cioè, per me è troppo forte, non c'è nulla da fare. Qualsiasi cosa rappi, qualsiasi beat che prende, fa sempre belle strofe, incredibile. Comunque andrei avanti con Look Back, dove penso ci sia solo Sirtek, possibile? Boh, scopriamolo. Questo è Kid Sub. Ok. E che cazzo se lo aspettava che Kid Sub rappasse, ragazzi? Incredibile. E soprattutto, cioè, per me non è neanche malvagio, altro che ha fatto un ritornello che secondo me ci sta un sacco. Quindi spero che magari anche in futuro possa approfondire, insomma, questa nuova vita da rapper. Però no, veramente, a parte gli scherzi, secondo me ci sta un sacco. Poi vabbè, Zyrtec lo conosciamo tutti, già sa rappare, ma grazie al cazzo direte. Però no, soprattutto anche su queste sonorità sta molto bene. Un po', sai, in stile Yet, in stile post Wall Lot Red, io ormai lo definisco così. Unexpected, ma mi è piaciuta. Andiamo avanti con Murder Rate, con Catra Martinez, Lil Fabris e Glasson. Sei del sud solamente su Instagram, quando sembra leggiatura, la missione è la tua testa.
sali fu così fatto rocco con l'aquilotto. Sono Arber e Ashmiga della Lazio. Questi shots cadono dal cielo, non mancano il bersaglio, non sentono il pericolo. Sto fumando merda, fratello, senti il tacro. Non sono come te, non ho mai smoncato crack. Sono un prodotto della strada, il punto dove ha sbagliato. E non puoi tornare indietro come dopo un reato. È la pop nella suite. E lo sa che sa di masti. Big Dust Cash viene diretto dai traffici. Se poi pensi sempre a farti, sto spendendo soldi sopra tre droghe pesanti. Sono Michael Jackson sulle droghe. Bel banger, ragazzi, bel banger veramente. E soprattutto sono tanto felice che Glason, Katra, insomma, siano tornati sulla West Coast shit. Soprattutto adesso io voglio Ice Climbers 2. Cioè, lo pretendo, perché secondo me sulla roba West Coast sono proprio un'altra cosa. Cioè sono forti, come se fossero nel proprio habitat. Anche se poi, per esempio, Glason è un artista molto versatile. Si sono riuniti con Fabris, il terzo Ice Climbers, mi verrebbe da dire, perché anche lui sta molto su quella wave. E secondo me qui è l'MVP, perché ha fatto uno strofone. L'attacco soprattutto poi è mostruoso. Hit. Andiamo avanti con Gazza Ladra. Buona mano per risolvere il problema. Ehi, hey. Risolvere il problema. Mamma mia. Mamma mia. Questo è nero perché sono il diablo. Le nostre orario, sai che me ne vado. Vuoi tornare a casa? Non può. Cambiando dentro come se avessi le tue dita tra le mie vertebre. Sei una maniaca, siamo anni luce distanti. E non c'è l'inviso ma c'è il male dentro. Da tissues la rimando al padre eterno. Ho sentito il diavolo iniettare il fiero. Si era anche convinto di ciò che ti ho detto. Bella, bellissima, regà. Mi è piaciuto un casino per proprio le vibe che dà. Incredibile, cioè il fatto che Italo Svelto e Chioda fossero una bella coppia già lo sapevamo, perché qualche altra volta li abbiamo già, insomma, incontrati. Mi sa proprio in Fiamma Game volume 2, ma non vorrei dire una stronzata. Però veramente assurda la parte musicale di Chioda, il ritornello, che non lo so, le vibe sono proprio tante. E poi Italo Svelto, che come sempre nella sua parte a livello di scrittura è molto profondo, molto deep. Andrei avanti con la prossima, che è Proud of You. Ok. Bel bangerino, in questa volta troviamo solo Deathboy M, cioè non solo Deathboy M, cioè solo lui, nel senso che è da solo. Che dire, vabbè, lui ha uno stile molto americano a livello di sound, cioè almeno mi ricorda personalmente molto quella roba lì. Poi ultimamente sta su questa wave, sempre un po' yet, un po' Playboi Carti, insomma la solita roba. E secondo me può fare grandi cose, perché anche a livello di timbro ci sta molto bene, quindi poco da dire, mi è piaciuta. Andrei avanti con la prossima, che Vibes. E da adesso praticamente iniziano 4 singoli che sono già usciti, quindi ascoltiamoci Vibes. Prima di tutto, sono guai quando passi quella linea che non va. Prima che abbiamo soldi, armi, drugs e non va. Quando senti spari, allontani. Ho due carte, son pari. Vuoi che carichi? I can show no love. Negro non è scienza, mi sta nel mio blog. I can show no love. I can show no love. Show no love. Ok, venimo dalla terra, baby. Se non è davvero coco, e sto loco. Ok, baby, sto vendendo molto coco. Amo un reggaeton. Mamma mia, amo. Questo credo che poi è stato anche il primo singolo estratto da Fiamma Gang 3, o forse è uscita prima Three Way 2, che tra l'altro è la prossima canzone. Onestamente non me lo ricordo, ma comunque una bella hit che ha tutto un mood ben preciso. Chioda ha fatto il ritornello e ha già plasmato il tutto. Poi c'è una strofa di DNK The Goat che non è per niente male, ma anche Ammon, che mi ero perso proprio, nel senso che non mi ricordavo avesse mixato così tanto anche lo spagnolo, quindi calabrese, italiano, inglese, spagnolo, perso il conto di tutte le lingue che stanno inventando. No, comunque, a parte gli scherzi, è veramente un bel bangerino. Io andrei su Three Way 2, che la conosciamo molto bene. Questa è clamorosa, raga. Questa è clamorosa. Lucumbagni. Anche noi. Uff.
Questa è semplicemente devastante, ve lo giuro. Mi fa impazzire. Posso fare un hot take? Credo che questa sia una delle migliori canzoni mai rilasciate da In Generale Fiamma. È proprio un banger micidiale. Amon Cabellera non lo so perché ho detto Amon Cabellera, comunque come coppia si fondono troppo bene, perché insomma sono poi quelli che in tutto il gruppo rappano di più in calabrese, e quindi hanno dato vita a qualcosa di magico. A mio avviso la produzione di Young Kid pure valorizza il tutto, perché cioè proprio sembra un anthem, capito? Cioè è proprio clamorosa sta canzone. Credo che nonostante sia un singolo pre-album uscito più o meno un anno fa, sia una delle migliori canzoni dell'album a mani basse. Andiamo avanti con Southside. Anche questo è un signor banger. Questa volta troviamo riuniti Ammon, DNK The Goat e Deadboy M. E anche loro come trio secondo me sanno funzionare molto bene, perché sono un po' complementari e sono anche simili a livello di sonorità, soprattutto Ammon e Deadboy M. Magari DNK ha più uno stile tutto suo. Comunque l'avevo già ascoltata questa e Night già la conoscevo, quindi non ho molto da dire. Concluderei con In The Mission. Down. Bello DNK. Ok, non è registrato. Mamma mia, regà, sincero, non me la ricordavo così potente questa canzone, perché è veramente assurda. Sono 4 minuti e 20 di potenza, cioè hanno spaccato tutti, cioè qua hanno spaccato tutti, lo dico proprio tranquillamente. Ah, a proposito, ho visto che mi sa che il video è sparito da YouTube, è possibile? Perché stavo cercando la copertina per fare la mia copertina del video e non trovavo, quindi non lo so, voglio spiegazioni, forse mi sono perso sta cosa. Senza girarci troppo intorno, che dire di questo Fiamma Gang volume 3? A me personalmente è piaciuto, è veramente valido, sono cresciuti, sono anche di più, perché DNK The Goat e Deadboy M per esempio nel secondo volume non c'erano, neanche Tiger Plug. Ci sta un sacco, per certi versi ho notato anche un'evoluzione dal secondo volume, magari quello aveva più un filo conduttore come tutto album, invece questo sembrano canzoni messe insieme, però ci sta anche perché sono un casino di artisti. Voi cosa ne pensate? Qual è la vostra traccia preferita? Se avete un MVP, chi vi è piaciuto di più? Scrivetemi tutto quello che pensate di questo album qui sotto nei commenti, perché tanto vi leggo tutti. Come sempre, se il video vi è piaciuto mi invito a lasciare un mi piace, e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già invece attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico. Condividete questo con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.